ragazzi è la mia seconda medaglia Ironman 70.3 conquistata a portogallo cascais fino a ottobre 2023 lo so questo video lo sto facendo un pochino in ritardo siamo a febbraio 2024 ma ho avuto tanto da fare ho preferito fare altri video nel frattempo meglio tardi che mai mettiti comodo perché vedremo veramente tutto quindi dal trasporto della bicicletta all'integrazione alla prova in oceano il giorno prima al check-in alla mia lista super dettagliata e sistemata, proprio ottimizzata delle sacche, quindi le sacche per la transizione, a tutta la gara, considerazioni, tempi tutto quello che c'è da sapere, tutto quello che io personalmente vorrei vedere in un video di questo tipo. Ti tengo subito a fare una premessa molto importante. Come dico sempre, non faccio questi video per fare il fenomeno, perché assolutamente non lo sono, faccio questo video per raccontare il mio percorso. A ottobre 2022, dopo uno strappo di 5 cm al quadricipite, ho iniziato a fare triathlon, sono partito da zero in tutti e tre gli sport e questa è stata la mia seconda gara. La prima è stata a Jesolo, maggio 2023, di cui ho già fatto il video. Mia seconda gara all'estero, questa qui non più in Italia, in un circuito non banale, perché categoria Ironman 70.3, circuito bici considerato montuoso, frazione corsa considerata collinare. Quindi qua cambia tutto anche dal punto di vista del piano gara perché non essendo in piano non riesci a farti più o meno un'idea del reale passo da tenere quindi di quanto potresti metterci ad arrivarci in fondo e questa è stata ovviamente una prima sfida prima difficoltà quando vai all'estero ti devi portare la bici quindi smonti la bici la metti dentro questa sacca la puoi trasportare facilmente la carichi in stiva puoi salire sull'aereo incrociando le dita che tutto vada bene che non ti smariscano la bici che non venga persa che non rimanga indietro ovviamente non dovrebbe succedere perché è un carico speciale ma soprattutto che non creino danni alla bicicletta siamo fino ottobre il tempo non è dei migliori partiamo dall'italia che piove a dirotto e anche là in portogallo il tempo che ci aspettava era simile a quello italiano bene, bene. Arriviamo là e capisco subito una cosa importante, che l'oceano non è il mare, appena arrivi davanti all'oceano capisci la potenza dell'oceano rispetto a un mare italiano, magari quello adriatico. Cioè, la prima cosa intelligente da fare è fare una prova nell'oceano immediatamente, quindi mi metto la muta, faccio lo stesso riscaldamento, mi metto in acqua e faccio qualche centinaio di metri, circa 500, per capire che cosa significa nuotare nell'oceano. Eccolo, feedback È dura, molta, molta, molta corrente, però così per tutti, fiducioso. Finita la prova in mare, torniamo in hotel, monto la bici e vado in zona transizione e quantomeno guardo come sono fatti i primi chilometri del percorso. Più che altro faccio una sgambata in bici, una pedalata veloce e mi assicuro. Ovviamente la cosa più importante è che tutto nella bici sia a posto, che non ci sia niente che non vada. Dopo la bici è il momento della corsa, anche lì 20 minuti, una sgambata, un pochino di, di allunghini giusto per far girare le gambe e capire un attimino anche in quel caso. Come quella parte del circuito quando toccherà alla frazione di corsa. Arriva uno dei momenti più importanti in assoluto, quello dove tutti i triatleti hanno un pochino di ansia, la preparazione delle sacche. Quindi transizione nuoto bici, sacca blu, transizione. Bici, corsa, sacca, rossa. Io mi sono preparato delle liste che ti lascio qui eh, a schermo, quindi puoi mettere in pausa il video e guardare cosa metto dentro io, quindi è ora di dirigerci verso il bike check-in. Andiamo a lasciare la nostra piccola nell'area transizione. Bici. Quindi con le nostre sacche ci mettiamo il casco, prendiamo la bici, ci mettiamo in fila e andiamo dentro. E anche qui arrivano dei momenti molto importanti perché andiamo a posizionare la sacca blu e la sacca rossa ed è fondamentale due cose. La prima, mettere dentro la sacca le cose già in ordine per come dovremmo tirarle fuori quando sarà ora di, di utilizzarle. La seconda cosa è memorizzare. In modo molto preciso la posizione delle sacche, perché quando arrivi il primo palo alto che vedi combacia con una rastrelliera, l'inizio della rastrelliera 3, 2, 8, 4, non dovremo assolutamente perdere tempo nell'andarle a ricercare, perché noi arriveremo lì. Un po' in affanno di corsa, un pochino stanchi, c'è tantissima gente e dobbiamo andare subito a colpo sicuro nella nostra sacca per prenderla, aprirla e mettere subito le cose indosso, tirarci via, eccetera, eccetera. Un'altra cosa molto importante, e va della stessa cosa, è la posizione della nostra bici. Ci sono delle file, ci sono dei numeri e la bici è in quel posto, non dobbiamo sbagliare fila perché perderemo una marea di tempo. Quindi quello che faccio io e quello che consiglio è fare almeno. 5-6 prove di trovo la sacca e trovo la bici. In modo da il giorno dopo non devo inventarmi niente, so perfettamente dove si trova tutto quello che mi serve. Un'altra cosa molto importante che faccio è simulare il togliermi quello che indosso e indossare quello che ho dentro le sacche, quindi come tiro fuori le cose dalla sacca e come le vado a indossare, perché ci sono modi per farlo veloce, ci sono modi sbagliati quindi se non pensiamo a questa cosa lo facciamo in modo sbagliato per metterci molto più tempo e chiaramente non è una cosa che va bene, c'è una cosa importante da tenere in considerazione, io due mesi prima quindi inizio agosto ho fatto un incidente in bicicletta, 10 punti, mi sono aperto il quadricipite, mi sono fatto un buco nella gamba, eh, che Chiaramente mi hanno tenuto fermo per due settimane. Ho iniziato ad allenarmi che ancora avevo i punti nella gamba, quindi ho cercato di recuperare il prima possibile. Ma anche questa era un'incognita da tenere in considerazione per la gara, perché comunque mi ha eh, tenuto lontano dagli allenamenti per un pochino di tempo. Reghiamo l'integrazione. Utilizzo i gel Mauten, che sono quelli sponsor Ironman, dovrebbero essere i migliori sul mercato. Costano una follia, per fortuna durante la frazione di corsa te li, li puoi prendere tranquillamente. Quindi anche questa cosa è. Era da tenere a mente ogni 30 minuti un gel. morten. arriva la mattina della gara, sveglia molto presto perché devo mangiare il mio primo pasto, che è il riso. Io cosa faccio? Mi metto le sveglie per ogni singola azione che devo fare: bere, mangiare. Le varie integrazioni, metto una sveglia in modo che non mi perdo niente e non procrastino, non rimando di 10 minuti cose importanti da fare. Perché è importante prendere determinati tipi di integrazione un determinato tempo prima dell'inizio della gara, ok? Quindi io metto una sveglia per qualunque cosa e non lascio niente a caso, anche perché la mattina della gara magari sei un pochino comunque hai un pochino di ansia, sei un pochino preoccupato, hai paura di dimenticare qualcosa in giro, quindi non lasciare niente a caso e non bruciare energie preziose del cervello è sicuramente una cosa molto importante. Quindi un bel piatto di riso, a sazietà ma senza esagerare. Parecchio sodio e soprattutto un super pre workout. Quello che vedi qui nella bosta rossa è i campioni che stiamo eh, creando in Che Food che sarà il prossimo prodotto di Che Food, ovvero un pre workout strepitoso che non esiste in commercio. Ovviamente tutto basato su solidissime ricerche scientifiche. Arriviamo in zona transizione, ancora buio pesto, iniziano ad arrivare i primi atleti, c'è la musica, inizi a concentrarti e lì secondo me. Inizia la gara, devi entrare in modalità gara, quindi entri in transizione, vai dalla bicicletta, metti l'idratazione, metti i gel dove li devi mettere, controlli la pressione delle gomme e controlli che tutto sia a posto. A quel punto. Puoi uscire e ti dirigi verso la partenza. Zona partenza, non c'è nessuna fretta, si ha il tempo di fare tutto quello che si deve, quindi ci mettiamo la muta, facciamo il nostro classico riscaldamento nuoto e andiamo a fare un pochino di riscaldamento in mare. Un pochino impressionante perché sei nell'oceano, non vedi niente e devi fare il nuoto, quindi insomma è un pochino strano perché c'è il mare nero, fa veramente un po' impressione, però comunque intorno a te ci sono tutte le altre persone e alla fine sei abbastanza tranquillo. Arriva il momento della partenza, qua ci sono differenti approcci, quando ti guardi intorno vedi di tutto, il mio personalissimo approccio alla gara è gioia. Una carica bestiale. La gara è la ciliegina sulla torta. La torta sono il culo che ti sei fatto nei 5, 6, 7, 8 mesi precedenti. Quindi non si può avere la tensione, secondo me, della gara. Perché la gara è il regalo che ti sei conquistato. Se ti sei allenato bene la gara sarà meravigliosa nonostante le fatiche e le difficoltà che potrai incontrare quindi io affronto sempre la gara con una carica incredibile sorriso e voglia di iniziare sicuramente non paura non ansia negativa ci sono sempre degli speech molto emozionanti c'è sempre una musica super carica mettono gli essi di sì quindi ti carichi come la bestia e veramente concentrati cerca di raccogliere tutta l'energia che c'è intorno a te perché è il momento di partire e di spaccare il mondo come puoi vedere da qua sto per partire, da lì a neanche un minuto è il mio momento e ho il sorriso, non faccio altro che caricarmi, batto i pugni perché parlo da solo io in quei momenti di eh, prima di iniziare controllo che l'orologio sia tutto a posto saluto Lelly che è lì che mi guarda super emozionata sono prontissimo per affrontare questa battaglia parte e subito la prima cosa pazzesca faccio un metro dentro l'acqua e c'è già l'acqua profondissima con una potenza dell'acqua che mi spinge indietro che ti fa veramente rendere conto ancora una volta cosa vuol dire oceano e non mare inizio a nuotare ovviamente quando arrivi alle prime boe è sempre un, un casino incredibile devi stare calmo Devi stare calmo, è così per tutti quanti. Anche se perdi una respirata, se perdi una bracciata, se qualcuno ti passa sopra, devi mantenere la calma, non succede niente. Quindi. Devi concentrarti sul fatto, soprattutto se il nuoto come per tanti non è il tuo forte, che bracciata dopo bracciata arriverai alla fine, perché è sempre così. E arriva il momento dove alzi la testa e 100 metri c'è l'uscita, uscita non banale, dobbiamo salire, c'era una salita con un tappeto molto impegnativa che devi affrontare secondo me con spirito, perché la parte difficile anche quando esci dal nuoto è che non riesci a correre, fai una fatica tremenda perché sei stato orizzontale per 35-40 minuti, quindi il sangue deve tornare nelle gambe e tu vuoi correre, ma uno hai il fiatone e due le gambe che non vanno, quindi anche lì concentrato inizi a toglierti la muta, cerchi di fare leggere alle gambe, un pochino più velocemente di volta in volta e poiché la transizione è bella lunga, Devi cercare di guadagnare tempo. Tante persone trattano la transizione come un'area per riposarsi. Ci può stare, dipende sempre dall'ambizione di ciascuno di noi. Le transizioni sono frazioni di gara perché se tu nel nuoto vai due minuti più lentamente di un altro, tu questi due minuti magari glieli puoi recuperare nella transizione. Non perché fai le cose in modo folle veloce che ti stanchi ma perché sei concentrato e usi la testa e non perdi tempo. Razione nuoto 37 minuti, significa passo di 1,57 ogni 100 metri. Per me un risultatone, meglio di Iesolo, in oceano va benissimo, super contento. Ti anticipo una cosa incredibile, 2151 partecipanti, esco dal nuoto 1049, comunque nella media, ok? Quindi io spesso tendo a essere molto severo con me stesso per il semplice fatto che non sono forte nel nuoto come lo sono eh, nella bici e nella corsa, perché io esco dal nuoto 1049esimo, arrivo alla fine 302 su 2151 partecipanti, significa che ne ho superati 747. Non lo dico per fare il fenomeno, lo dico per farti capire una cosa importante, uno che nuota veramente la mia frazione un pochino che mi penalizza due perché uscito dal nuoto è il momento dove veramente inizia la mia gara quindi arrivo in transizione mi dirigo subito verso la mia sacca blu lì c'è l'elli che mi aspetta serve sempre avere un qualcuno perché ti fa stare bene ti fa sentire veramente che non sei da solo lì inizia a pensare prima ancora di arrivare alla sacca quello che dovrai fare quindi ti devi togliere la muta la metti di fianco ti metti il casco ti metti le calze ti metti le scarpe se le devi mettere Rimetti dentro la muta le posizioni e ti dirigi sparato verso la tua bici perché la frazione bici sta per iniziare. Tempo, prima transizione, 5 minuti 29 secondi. Transizione lunga, c'è parecchia strada da fare per correre, c'è parecchia strada da quando prendi la bici a uscire, quindi comunque ottimo tempo. Arriviamo alla frazione che forse è quella che preferisco, anche se non l'avrei mai detto, ovvero quella della bici. Primi 30 km... Abbastanza tosti, sapevo che mi aspettavano 30 km di salite con pendenze dal 3, 4, 5%. Abbiamo fatto un 200-300 metri anche con una pendenza del 10% dove mi veniva da ridere, me lo ricordo bene, perché ero lì con un altro atleta di fianco a me che diceva, oh, mi veniva da ridere perché dicevo questa non me l'aspettavo e mi ricordo anche che provavo a scalare le marce, ma non ce n'erano più da scalare, quindi dovevo andare avanti con quello che avevo. Come ho detto prima, la strategia per me era ben chiara. Nei mesi precedenti mi sono informato bene, ho studiato. Nella salita non ti devi ammazzare, perché più esageri, più mandi su i battiti, più aumenti l'acido lattico nelle gambe, più vai a esaurire il glicogeno muscolare, significa che ti vai a cuocere le gambe, ma dopo mi aspettavano altri 60 km di gara. Quindi ho tenuto mediamente nella fase di salita una potenza di circa 280 watt quindi ho spinto di più ma senza esagerare, mentre c'erano altri che esageravano, errore, consapevole del fatto che avrei recuperato e spinto bene nella fase di discesa. Intanto invece fanno il contrario, spingono fortissimo in salita, si ammazzano e poi non pedalano in discesa perché di tanto sono in discesa, mi riposo. Secondo me è sbagliato, perché se riesci a gestire questa cosa Puoi fare comunque bene in salita senza ammazzarti le gambe per poi spingere un pochino in discesa e arrivare a toccare velocità altissime che ti permettono di superare tantissimi atleti che sono quelli che prima ti hanno, ti hanno eh, superato in salita. Percorso meraviglioso, immerso nella natura, si passa anche dentro i circuiti di Formula 1 all'Estoril, è stato veramente bellissimo, ho gestito alla grande. Mi sono sentito bene per tutto il tempo, sia nella salita che in tutta la parte restante del percorso e arrivo alla zona di transizione T2 forte. Tempo bici 2 ore 40 minuti. 13 secondi, velocità media 33,7 km/h, veramente un ottimo lavoro fatto meglio che a Jesolo. A Jesolo avevo ottenuto una velocità media di 33 km/h, quindi super, super soddisfatto. Quando sono arrivato e ho visto che il cronometro mi diceva 2 ore e 40 minuti, ero incredibilmente felice perché ero su un tempo migliore rispetto a quello di Iesolo, Con la differenza che questo è circuito montuoso nella parte bici e collinare nella parte corsa. Tempo bici 370. Su 2.151 partecipanti, quindi direi ottimo lavoro. Transizione T2, qui ho fatto un miglioramento incredibile. Innanzitutto, ci arrivo fresco, cioè arrivo veramente cioè ovviamente stanco, ma tra virgolette fresco, nel senso non ho le gambe imballate, mi sento veramente bene e soprattutto metto in atto una nuova strategia nella fase T2 dove faccio molto prima. Nella prima gara avevo tirato fuori tutto dalla borsa, avevo fatto le cose un pochino in modo non ragionato, non pensato. In questo caso sistemo bene le cose, metto i gel e gli occhiali dentro il cappello, posiziono bene le scarpe, quindi tiro fuori la sacca, dentro casco, appoggio il cappellino con dentro tutta la roba sulla panca, metto le scarpe, metto via la sacca e inizio a correre che ancora mi devo mettere il cappellino e gli occhiali. Ok, e gel dentro la sacca, perché quello lo puoi fare anche mentre stai correndo, quindi puoi iniziare a correre molto prima. Tempo seconda transizione, 2 minuti e 33 secondi, straordinario. Inizia la frazione di corsa e la inizio con in testa quello che ci hanno detto nel briefing. Attenzione perché la parte difficile è quella nella corsa, quindi mi dico, "Cre, okay, inizia a correre anche perché la prima parte era proprio quella eh, in salita vai a sensazione e guarda su che potenza stai. Beh, eh, sono partito un pochino più piano, giusto per capire un attimino com'era il circuito, ma ben presto mi accordo che sto veramente bene che la potenza che riesco a mantenere è quella sperata, che il passo è quello sperato anche se fosse stato in piano e finiti i primi comunque circa 8-9 km, incontro Lelli e subito mi rendo conto che sto veramente molto bene. Okay. circuito era su due giri, quindi due giri molto lunghi da 10 km e mezzo circa. Alla fine del primo giro c'era una parte che non mi aspettavo, ovvero la salita iniziale che avevamo fatto all'uscita della frazione Nuoto era parte del percorso eh, di corsa, quindi dovevi affrontare quella super salita. Circuito bellissimo, tantissimi atleti e alla fine del primo giro inizio subito a pensare alla, a come modificare la strategia. Potrebbe essere quello. Sì, è lui, è lui. È lui. Eccolo. E quindi mi sono detto, mantieni questo passo e quando sai per arrivare a 3-4 km dalla fine, se trovi uno che ti supera e va un pochino più forte di te, prendilo e stai con lui fino alla fine. Perché sapete che la mia mentalità, il mio modo di fare una gara... Non è, eh, come dire, arrivare col sorriso per far vedere che sono arrivato fresco. Non me ne frega niente. Se arrivo così fresco, significa che sarei potuto andare più veloce. Io in ogni gara sono lì per fare il massimo che io posso fare. Condivisibile o meno, questo è il mio modo. Eh, 4 km dalla fine. Mi affianca un atleta straniero. Ci guardiamo. Gli chiedo a che giro sei? Secondo. Anch'io ero secondo. Quindi eravamo tutte e due allo stesso punto della gara. Ci guardiamo un attimo negli occhi. E eh, ci diamo praticamente una stretta di mano, e con gli occhi ci diciamo, andiamo in fondo insieme. Quindi devo essere sincero, ne aveva un pochino più di me, ma sono riuscita a stare con lui tutto il tempo. Infatti, gli ultimi tre chilometri. Ho aumentato il passo, sono passato da circa 4,40 medi a 4,25-4,30. Sono riuscito a tenerli senza fare neanche una fatica esagerata. Ovviamente, ragazzi, ero molto stanco: 5 ore che andavo, <ride> quindi, ovviamente, ero molto stanco. I battiti sono saliti bene, sono andato quasi in zona 4 quasi verso alta, cercando, di solito magari questo tipo sta in zona 3, mi ero consapevole di tutto, stavo gestendo tutto da grande, e so, vi conosco molto bene, e ho una tolleranza al dolore, che è altissima. Riesco a resistere tantissimo anche ad alta frequenza cardiaca. Quindi mi sono detto: mancano 3 km, sono pronto per dare tutto quello che ho in corpo. E guardo se avvicina, quando inizia a mancare un chilometro che inizia a vedere da lontano, l'arrivo, la follia inizia a caricarti come una bestia e energie. Sbucano fuori che non ti aspettavi di avere, quindi inizia a caricarti, inizia a venirti un pochino la pelle d'occa, ti avvicini sempre di più al traguardo. La folla che incita, clama, tanti atleti, magari a chi ancora sta correndo e tu invece prendi la strada per la finish line. So che c'è l'Elli che mi aspetta. Una carica incredibile e mai mi sarei aspettato di arrivare così forte e strong al traguardo. Sì. Chiudo la frazione corsa con un tempo di 1 ora, 38 minuti e 17 secondi che significa un passo al chilometro di 4,40. Davvero un ottimo risultato. Quindi ricapitolando, 2151 partecipanti, esco dal nuoto in posizione 1049, quindi nella media, e sono super orgoglioso di questo, arrivo in fondo 302 su 2151 partecipanti. Significa che ho uscito dal nuoto, ne ho superati 747 ed è stata una cosa ovviamente meravigliosa. 302 su 2151 partecipanti significa aver terminato la gara nel top 14% e questo al mio primo anno di triathlon non può essere che una cosa per me incredibile. Devo essere sincero, sono arrivato al traguardo, vado nella parte dietro che io ancora non sapevo che tempo avessi fatto. Ero comunque contentissimo perché sapevo di aver fatto bene, ma non avevo idea del tempo fatto, così quando Lelly arriva subito lì per salutarmi e ovviamente abbracciarmi, va a vedere sull'app dell'Ironman il tempo fatto e veramente siamo rimasti comunque sbalorditi, ci credo, eh. Perché ho fatto 13 minuti meno rispetto a 4 mesi prima la prima gara a Jesolo ma con la notevole differenza che questo è un circuito montuoso nella parte bici collinare nella parte corsa quindi direi che il miglioramento è stato veramente importante nonostante le 5 ore 16 della mia primissima gara dopo 7 soli mesi di allenamento era stato comunque un tempo veramente ottimo ovviamente ragazzi non posso che ringraziare e nominare la mia Ellie perché come farei senza di lei non solo durante la gara che mi aiuta in ogni cosa, mi aiuta a organizzare tutto quanto, mi aiuta ad essere precisa, a non perdermi nelle mille cose che ci sono da fare, ma soprattutto hanno infinita pazienza per tutti i mesi di allenamento, perché comunque il sacrificio non li fa solo l'atleta, ma anche i familiari dell'atleta, perché comunque allenarsi 13 ore settimanalmente significa comunque che questo è un sacrificio anche per gli altri. Quindi ogni volta che vinco non vinco solo per me, ma vinco per noi. Secondo me questa è una cosa bellissima. perché perché anche mentre sei in gara eh, hai sempre pensiero là, cioè non stai correndo solo per te ma lo stai facendo anche per lei e secondo me questa è una cosa veramente super. Rapida parentesi sul mio futuro. Prossima gara 5 maggio 2024 a Jesolo tempo obiettivo molto ambizioso 4 ore 47 minuti il primo anno di triathlon con due gare Ironman 70.3 mi ha concesso di entrare nella classifica awards degli Ironman quindi a livello mondiale categoria 35-39 anni di persone che hanno fatto Ironman 70.3 sono nel top 17% primo anno direi un ottimo risultato obiettivo del prossimo anno è entrare nel top 10% e inizieremo da quest'anno. Jesono, poi a settembre ci sarà Cervia e quello sarà il mio primo tentativo, per quello che è il mio grande sogno, quasi impossibile, lo dico adesso, da realizzare, ma io mi aggrappo con tutte le forze a questo quasi, a me le sfide impossibili piacciono tantissimo. E proverò, quello sarà il mio primo gettone per provare in un qualche modo a qualificarmi per i campionati del mondo 2025 a Marbella. Ma di questo avremo modo di parlarne nei prossimi video. Grazie per aver guardato questo video, questo è stato il recap della mia seconda gara, mio primo anno di triathlon, ora mi aspetta l'anno della, come dire... Conferma l'anno del miglioramento e sono ovviamente prontissimo e super carico, non vedo l'ora che arrivi maggio per affrontare la mia primissima gara. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video.